Le staffette sono un fenomeno sempre più presente nel panorama delle gare italiane e sono una grande opportunità per ogni tipo di runner. Dal runner che sta preparando una 10, una mezza, una maratona, un'altra gara, potrebbe prendere la staffetta come un momento per assaggiare un clima di una grande manifestazione e lavorare un po' sulla velocità. Dal runner che stava preparando proprio quell'evento, quella maratona lì, e per qualche imprevisto, preparazione sbagliata, piccolo infortunio, non riesce più a preparare la maratona, potrebbe dirottarsi verso una staffetta per esserci comunque e godersi una bella giornata di sport. Anche il runner principiante che non ha mai fatto gare o sta iniziando a fare gare, fare una staffetta che non è proprio una gara competitiva, ma c'è tutto i crismi, tutto il clima di una gara competitiva, partecipare può essere una grande opportunità anche per iniziare a fare, come dire, amicizia con quel clima di tensione, di ansia, di mal di pancia pre-gara. Una grandissima opportunità anche per chi vuole iniziare a correre. Tanti iniziano a correre proprio dalla staffetta, alcuni finiscono lì, ma molti poi dopo l'anno dopo si presentano sulla linea di partenza della maratona della stessa staffetta. Ne ho allenati diversi, anzi se sei fra uno di questi che ha fatto delle staffette e poi adesso fa le maratone, scrivilo nei commenti, ma scrivimi nei commenti anche se sei un partecipante di una delle prossime staffette. Per tutte queste tipologie di runner è sicuramente un qualcosa, è un momento per trasformare la corsa, che è già uno sport di gruppo, ancora più uno sport di gruppo, e un pochino anche in uno sport di squadra, sia nella giornata della gara, sia nel weekend, magari si passa il weekend insieme, sia nella preparazione, allenamenti collettivi, ma oppure ci sono anche tante storie di persone che si conoscono, sono amici di corsa o amici di altro tipo, che abitano distanti e trovano il momento della staffetta un momento divertente, importante per riunirsi, uniti anche dalla propria passione per la corsa. Ma soprattutto per tutti è il momento per far bene non solo a se stessi, al gruppo di amici, ma anche agli altri. Le staffette nelle più grandi maratone italiane non sono solo lì, ma ricordiamo Milano e Roma che fanno veramente migliaia di partecipanti, con le staffette sono legati a progetti di charity, quindi progetti di beneficenza. Ci si iscrive tramite i progetti di beneficenza. Cosa vuol dire? Che parte dell'iscrizione va appunto ad associazioni che si occupano di persone meno fortunate, di situazioni disagiate, a volte partecipano gli stessi volontari delle associazioni o gli stessi, diciamo, beneficiari dell'associazione. Insomma, una festa alla grande. Per quanto sia una festa, però non sottovalutiamo la preparazione della staffetta. Abbiamo già detto quali sono le tipologie di partecipanti e quindi ognuno correrà un proprio percorso. Mi rivolgo a chi magari corre per la prima volta e sta iniziando a correre per la prima volta proprio per la staffetta. Nel mio canale trovate tantissimi video, quindi adesso non vi racconto due ore di consigli, però vi do il consiglio, quello sempre più importante: grandissima gradualità di avvicinamento, non abbiate fretta, privilegiate soprattutto allenamenti a bassa intensità, scegliete sicuramente le scarpe giusto, l'abbigliamento giusto, probabilmente sarete con altri tre amici, almeno uno di questi quattro ha un'esperienza di corsa a cui fare tutte le domande, se no, come detto, vi rimando a tutti i video di Runner 451. C'è poi un consiglio che vale per tutti: le staffette ovviamente hanno partenze e orari diversi, quindi provate a fare qualche allenamento, fate il calcolo di più o meno a che ora correrete, no? Ogni partecipante della staffetta deve dichiarare, va bene, siate ambiziosi, siate fiduciosi, ma ragionate anche sulle vostre reali capacità. Quanto ci metto a fare quei chilometri lì? Ok, si parte a quest'ora, sono il terzo staffettista, io partirò a quest'ora, sto facendo un esempio. Beh, in quel caso provate qualche allenamento a quell'ora, a quell'intensità, non tutte le domeniche, fate un test, fatene due, e poi dopo organizzatevi bene anche con il mangiare. Chiaramente se siete i primi andrà bene la colazione come per qualsiasi gara, ma se non siete i primi ragionate sul fare la colazione, ma anche su uno spuntino pre-staffetta. Per quanto non sia una gara lunga, comunque arrivare lì con due o tre ore di digiuno, perché immagino spingerete sulle gambe, non è assolutamente consigliabile, quindi fate bene attenzione.
Bene, allora divertitevi con la staffetta, scegliete la charity che più si avvicina. Io vi consiglio di scegliere Fondazione Maratona Alzheimer, da anni sono loro ambassador, collaboro con loro perché è una società seria che organizza anche la mezza maratona Alzheimer quest'anno, l'8 settembre 2024, e perché tutto quello che raccolgono anche nella gara va poi al sostegno dei malati di Alzheimer, che purtroppo sono veramente tanti in Italia, e per la ricerca per sconfiggere questa orribile malattia. Scegliete quindi quella a cui vi sentite più vicini, fate del bene e divertitevi con le staffette. Se poi per la preparazione volete dei parametri un po' più saldi su cui lavorare, vi consiglio di vedere questo video sulla frequenza cardiaca, che è uno dei parametri su cui lavorare per la preparazione. Penso che vi potrà tornare utile. Buone corse a tutti!